però avevo già detto, che massimo alle 4 meno 20 mi dovrò allontanare perché c'è una cosa con Gentiloni. Va bene, perfetto. Grazie. Buonasera, mi sentite? Sì, funziona. Buonasera, sono Nicoletta Pirozzi, sono responsabile di ricerca dell'area Europa dell'Istituto Affari Internazionali e oggi ho il piacere di moderare questo panel che tratterà delle prospettive per la difesa europea sulla scia delle conseguenze che stiamo ancora vivendo della decisione dei cittadini britannici di lasciare l'Unione Europea, ma anche sulla base delle recenti proposte che sono state avanzate a livello di Unione Europea sia dalle istituzioni sia da alcuni Stati membri chiave. Quindi con i relatori di oggi cercheremo di capire quali sono ad oggi le opzioni sul tappeto, che prospettive ci sono per trasformare l'Europa della difesa in una realtà sia politica sia dal punto di vista operativo e quali sono le principali sfide che ancora si pongono sia a livello europeo che a livello dei singoli Stati membri. Per farlo avremo un panel composto dall'onorevole Michele Bordo, che è presidente della Commissione delle Politiche UE della Camera dei Deputati. Aspettiamo Daniel Gross, direttore del SEPS, che ci raggiungerà tra qualche minuto. Abbiamo il ministro Manuel Korcek, che è direttore dell'Ufficio di Politica della Sicurezza al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Slovacca, il sottosegretario Domenico Rossi, sottosegretario al Ministero Italiano per la Difesa, e Natalie Tocci, che è vice direttrice dell'Istituto Affari Internazionali e special advisor dell'alto rappresentante Federica Mogherini. Allora, direi di cominciare con l'onorevole Bordo. Partendo un po' dalle prospettive incerte sull'andamento dei negoziati per il divorzio della Gran Bretagna dall'Unione Europea, cercando di capire appunto quali sono gli scenari al momento e se anche, secondo lei, è possibile ipotizzare una sorta di negoziato specifico per quanto riguarda la difesa europea, che sia in certo senso anche più flessibile rispetto ai negoziati in corso. Grazie. Grazie, intanto grazie per l'invito al convegno di oggi che ci consente di trattare un tema che è allo stesso tempo affascinante ma anche molto delicato. E io partirei anche sulla scorta di quanto appena detto da un assunto, e cioè che il Regno Unito già da tempo si è posto in una posizione obiettivamente e strategicamente vantaggiosa, svolgendo di fatto una funzione di ponte tra l'Europa e gli Stati Uniti d'America. Una funzione che potrebbe anche assumere, alla luce della vittoria di Trump negli Stati Uniti, connotati nuovi. Potrebbe essere accentuata questa tendenza, che d'altronde abbiamo già riscontrato nel corso di questi anni, di un progressivo allontanamento degli Stati Uniti dall'Unione Europea in una prospettiva neo-isolazionista. E d'altronde, come sappiamo, già nel corso di questi anni la presenza degli Stati Uniti nel nostro continente, ma anche rispetto ad alcuni teatri di guerra o di crisi del Mediterraneo, la presenza è molto diminuita rispetto al passato e quindi è già da un po' che l'Unione Europea si pone il tema di come affrontare queste nuove sfide, queste emergenze o queste emergenze in un'ottica completamente diversa da quella del passato. Non c'è più l'ombrello a cui prima potevamo far riferimento degli Stati Uniti d'America, sempre di più dobbiamo fare noi i conti con quanto accade nel mondo e soprattutto nelle realtà che sono più vicine al nostro continente. E ho detto tutto questo per sottolineare ovviamente che forse
nel reciproco interesse, come si diceva, sia nostro sia anche del Regno Unito, dobbiamo provare a condurre i negoziati per la Brexit in modo da evitare contrapposizioni esagerate e soprattutto con l'obiettivo di arrivare ad una sintesi o comunque ad un compromesso, ad una soluzione che sia equilibrata e che tenga conto dei reciproci interessi in campo. Perché è indubbio, lo dobbiamo sottolineare, l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea ha privato il nostro continente di un partner che talvolta è stato riottoso, ha posto anche problemi seri in molte circostanze rispetto alle scelte, alle strategie dell'Unione Europea, ma molte volte è stato anche stimolante. Se è vero questo, è altresì vero che paradossalmente la Brexit potrebbe spingere l'Unione Europea a fare passi avanti su un terreno importante e forse rilevante dal punto di vista delle prospettive dell'integrazione europea, specialmente in questa fase, che è proprio il terreno a cui si faceva riferimento e si fa riferimento nell'incontro di oggi, che è quello appunto della difesa e della sicurezza. Ora, dobbiamo dire subito che in pochi decenni, accanto alle forme tradizionali di conflitto che noi eravamo abituati a conoscere, si sono diffusi sempre di più nuovi e pericolosi avversari che tra l'altro non sono convenzionali, no? Sono soggetti con i quali noi possiamo fare la guerra o con i quali possiamo avere un'interlocuzione, diciamo così, tradizionale, come eravamo abituati nel passato. E questo obiettivamente ci crea delle difficoltà alle quali dobbiamo rispondere certamente in modo diverso, anche perché molte delle minacce che oggi vengono rivolte specialmente ai paesi europei sono minacce diverse che ci stanno costringendo ad assumere atteggiamenti anche di forte discontinuità rispetto al passato, per porre i nostri apparati di sicurezza in condizioni di intervenire con la rapidità necessaria, rapidità che in altre circostanze appunto forse non era necessaria. E da questo punto di vista sappiamo bene che si è avviata, è stata avviata a livello europeo una discussione approfondita su come migliorare la capacità proprio dell'Unione Europea di fronte a queste sfide nuove che sono aperte in materia di difesa e di sicurezza nazionale. E io penso che mai come oggi ci siano proprio su questo le condizioni favorevoli per provare a fare un passo avanti. Ed è proprio dentro questo quadro che si inseriscono alcune delle iniziative che sono state sviluppate fino a questo momento. Cito per esempio l'iniziativa, la proposta avanzata dalla Mogherini al Consiglio europeo di giugno del 2016, la quale giustamente, pur riconoscendo il ruolo della NATO nella difesa, per la nostra difesa collettiva, afferma che tuttavia l'Europa deve dotarsi di una capacità autonoma sulla base di alcune priorità che fino a ieri non sembravano essere all'ordine del giorno anche della riflessione tra i paesi. Che ne so, la cooperazione rafforzata tra gli stati, in che modo si migliora anche la convergenza strategica tra i diversi stati europei, la necessità di destinare una parte di finanziamenti nazionali cospicua o più ingente rispetto a quella che si utilizzava nel passato per la difesa, come si investe in intelligence in modo convergente ed unitario, a differenza di quanto accadeva una volta, specie perché abbiamo visto che ad esempio di fronte
ad alcuni degli attentati che ci sono stati, molto spesso la risposta europea non era all'altezza, perché in molte circostanze mancavano addirittura le informazioni tra i diversi paesi e ognuno si doveva muovere autonomamente. E successivamente, sulla base di queste indicazioni, ricordo anche quanto detto dal presidente Juncker circa la necessità, ad esempio, o la possibilità che l'Europa in prospettiva possa persino arrivare alle emissioni di bond per la difesa europea, per finanziare investimenti che vadano nella direzione di rafforzare la difesa comune del nostro continente. Da parte sua, il governo italiano, ma poi certamente lo dirà il sottosegretario Rossi, ha presentato una proposta che va proprio in questa direzione e rispetto alla quale non dico nulla, perché appunto sarebbe utile che ne parli direttamente il sottosegretario. Io concludo dicendo semplicemente che siamo, mi pare di capire, finalmente di fronte ad una fase nuova che sembra porre le premesse per realizzare in tempi non troppo lunghi significativi progressi per quanto riguarda l'avanzamento della politica estera di sicurezza e di difesa comune, proprio con particolare riguardo alle iniziative che potrebbero supportare l'industria europea della difesa e rafforzarne la sua capacità di competere anche a livello globale. Io penso che si tratti di un'occasione molto preziosa, che può essere anche facilitata dalla convergenza che c'è su questo terreno da parte dei paesi più importanti, la Francia, la Germania, l'Italia. Io penso che ci siano le condizioni per fare un passo avanti importante da questo punto di vista. In tutto questo sono altresì convinto che il nostro Paese può svolgere una funzione ed un ruolo molto molto importanti. Sarebbe su un terreno come questo un passo avanti molto importante, soprattutto in controtendenza con l'immagine che l'Europa purtroppo, specialmente nell'ultimo periodo, ha dato. Se riuscissimo su questo a fare dei passi in avanti importanti, sarebbe auspicabile e significativo non soltanto per i cittadini, ma anche dal punto di vista simbolico e politico per l'Europa, perché finalmente, dopo tanto tempo, riuscirebbe a dare un messaggio di unità, di forza, ma soprattutto di protagonismo in un mondo che sta cambiando e che merita certamente di essere affrontato con strumenti anche unitari che fino a poco tempo fa neanche immaginavamo. Grazie. La ringrazio. Ministro Korczak, l'onorevole Bordo accennava al fatto che la Brexit potrebbe trasformarsi in ultima analisi anche in un'occasione per l'Europa di fare un passo avanti decisivo nel settore della difesa. Ovviamente questo richiede da una parte sia la revisione dell'apparato istituzionale della politica di sicurezza e difesa comune dell'Unione Europea e allo stesso tempo anche la nascita di un nuovo core di Stati membri che siano pronti a prendersi più responsabilità in questo ambito specifico. Ecco, da lei vorrei sapere quali sono al momento le opzioni sul tappeto e quali potrebbero essere questi attori, nuovi attori della difesa europea, parlando anche dalla sua posizione di attuale presidente di turno dell'Unione Europea. Grazie. Thank you very much. Buonasera a tutti voi. I feel privileged. Ritengo un privilegio essere qui oggi in questo panel così importante per cercare di armonizzare un po' tutta questa orchestra. E come avete detto, la Brexit futura e l'incertezza dopo l'indomani 9 novembre delle elezioni americane pone dei quesiti che riguardano
la difesa europea. E questo era vero, peraltro, anche prima del referendum nel Regno Unito e delle elezioni americane. Ed è per questo che è necessaria una strategia dell'Unione Europea, cosa a cui noi abbiamo peraltro riflettuto. Ed è chiaro anche che noi dobbiamo far fronte alla possibilità che il Regno Unito e gli Stati Uniti diminuiscano notevolmente il loro ruolo nella difesa in Europa. E vorrei che sia chiaro anche che non può essere escluso tutto questo. Dobbiamo essere onesti con noi stessi. L'Europa non può sostituire completamente la capacità che fornisce l'America, gli Stati Uniti. Dovremmo triplicare la nostra spesa di difesa in compensazione. Non so se siamo pronti per fare questo. Ci sono forse delle minacce che l'Europa potrebbe gestire da sola, ma altri scenari in cui il collegamento transatlantico è non soltanto importante, ma essenziale. E per questo noi stiamo pensando a quello che è il cooperazione transatlantica, Stati Uniti, NATO, non è soltanto nel senso di vedere un'efficienza migliore, ma è il tutto veramente essenziale. I nostri programmi sono veramente limitati e noi dovremmo evitare a ogni costo di trovarci impreparati. E noi pensiamo che il Regno Unito, che i negoziati col Regno Unito, se cominceranno, il risultato saranno una relazione unica che chiuderà la cooperazione nel settore della CSDP. È stato citato appunto però che il Regno Unito è stato incoraggiante in questo contesto. Parlando della possibilità di rafforzare la difesa e la sicurezza comune, che è stato espresso dal rappresentante del team dell'Alto Rappresentante, ci ha indicato come forse potremmo procedere insieme, ci ha presentato la strategia globale. Ci sono stati fatti dei progressi. Abbiamo il ministro per la difesa estera che ha deciso di applicare la sicurezza globale nel territorio della difesa. Abbiamo un nuovo livello di ambizioni e noi speriamo che tutte queste decisioni saranno anche sostenute dai capi di Stato e di Governo in dicembre. Prima di commentare l'attuazione della difesa, vorrei dire che noi vorremmo vedere un'attuazione di una strategia globale in tutte e cinque forze, nel senso non è soltanto la sicurezza e la difesa per difendere questo piano di attuazione, ma abbiamo anche una politica estera, un'armonizzazione che deve essere fatta in questo contesto. C'è molto da fare e noi speriamo di riuscire a fare dei progressi anche in questo contesto. Noi abbiamo visto che la strategia globale cerca di trovare le migliori risposte sui rischi della sicurezza e sulle minacce di fronte a cui si trova l'Europa, che vengono dall'est o dal sud, facendo una sorta di distinzione che peraltro non è giusta di quella che è la nostra prospettiva nazionale. Posso dire che capisco perfettamente la pressione che i paesi si trovano ad affrontare nel sud, la radicalizzazione della migrazione, per esempio, per i paesi della sponda sud.
per esempio per quanto riguarda la formazione della Guardia Costiera Libica. Ecco, su questo noi vorremmo inviare la nostra polizia militare sulla fregata dell'Operazione Sofia. E noi cerchiamo di dare il nostro contributo in questo campo. Ma dicendo questo, vorrei anche parlare di un altro punto, e cioè il rafforzamento della cooperazione con i nostri partner in Africa. No, noi riteniamo che questo sia fondamentale per promuovere la democrazia, lo Stato di diritto in quelle regioni. Altrimenti le sfide aumenteranno costantemente anche in Europa. Tornando alla sicurezza e alla difesa, io penso che la decisione che dobbiamo prendere all'interno dell'Unione Europea devono essere unanimi, trasparenti e credibili. Voglio dire che l'unanimità delle nostre decisioni deve essere tale, per cui questo deve rafforzare la nostra unità e si deve tener conto delle necessità di tutti gli Stati membri. Questo è importante perché noi vediamo queste forze centrifughe, parlando proprio della Brexit e di altri referendum che possono aver luogo in altri Stati membri, i rischi di elezioni in paesi europei, per esempio. Talvolta si ha bisogno di tempo per fare delle consultazioni, per cercare di raggiungere l'unanimità. Nessuno sa le cose meglio di Nathalie nei suoi sforzi di combinare tutte le visioni degli 28 Stati membri e delle istituzioni dell'Unione Europea in un solo documento. Quindi grande apprezzamento da parte nostra al suo lavoro. Penso che apprezziamo tutti il suo lavoro. Ma parlando della trasparenza, dobbiamo sapere di che cosa stiamo parlando. Abbiamo bisogno di chiarezza dei concetti se parliamo di rafforzare la sicurezza e la difesa comune, se parliamo delle strutture comuni. Che cosa significa tutto questo? Abbiamo bisogno di sapere, quando noi decidiamo su queste nuove proposte di azione o sui fondi che possono essere poi messi a disposizione eventualmente dalla Commissione europea, dobbiamo sapere quanto ci costerà e dobbiamo assicurarci che tutti gli Stati membri avranno la possibilità di beneficiare di questi nuovi fondi e di questi nuovi programmi. Alcuni parlano di aiutare l'industria della difesa, che invece è un libero mercato, e sostengono questo concetto, ma noi riteniamo che questo nuovo fondo non è soltanto dare un sussidio all'industria della difesa, bisogna avere trasparenza, questo è fondamentale per fare i prossimi passi. Noi abbiamo bisogno di un'Europa forte, ma al tempo stesso dobbiamo essere certi che il nostro livello di ambizioni deve corrispondere alle risorse che abbiamo, poiché noi abbiamo il battaglione che non è mai stato europeo, che non è mai stato utilizzato. Cerchiamo di evitare simbolismi, ideologie, cerchiamo di trovare le migliori soluzioni pratiche per le necessità che abbiamo. Le persone esprimeranno le loro preoccupazioni e dobbiamo cercare ovviamente di affrontarle, speriamo rapidamente. E quindi per il marzo dell'anno scorso, proprio qui a Roma, avremo la possibilità di prendere delle decisioni che portino avanti l'Europa con il Regno Unito o senza. Grazie.
Faccio solo una puntualizzazione perché magari non tutti sono così up to date rispetto agli ultimi sviluppi. Quando lei parlava appunto di trasparenza e faceva riferimento a fondi della Commissione europea, questo si riferisce al fatto che attualmente una delle proposte più interessanti nel settore della difesa è quella di utilizzare fondi della Commissione europea, quindi del bilancio dell'Unione europea, per finanziare delle attività che fino a questo momento erano escluse da questo tipo di fondi, quindi anche attività che hanno carattere militare o implicazioni nel settore della difesa. E qui ovviamente ci sono molte sensibilità da parte degli Stati membri che vanno ancora superate. Bene, Sottosegretario, dicevamo prima che la Gran Bretagna è ovviamente un partner fondamentale per molti Stati membri dell'Unione Europea nel settore della difesa, almeno su tre aspetti fondamentali. Uno, quello delle capacità militari, il secondo è quello delle operazioni, quindi la partecipazione alle missioni dell'Unione Europea, e la terza è il mercato della difesa. Da questo punto di vista, come lei vede i negoziati in corso? Quali sono gli obiettivi che dovremmo porci come Italia, ma in generale come Unione Europea, rispetto alla Gran Bretagna? Grazie. Sì. Io credo in parte è stato già detto, però dobbiamo ripercorrere un attimo la storia degli ultimi 10-15 anni, se proprio non vogliamo partire da 40 anni fa. E dico 40 anni fa perché nel 1974 ero un giovane tenente alla frontiera, avevo appena preso servizio e mi avevano detto unicamente attaccheranno di là, dobbiamo resistere 36 ore e il tempo stimato di sopravvivenza è un'ora e mezzo. Quindi per chi ha una storia di questo tipo alle spalle può capire come in 40 anni, che è nell'ambito della storia dell'umanità una frazione, il mondo sia cambiato. Così come credo che tutti quanti non possiamo non pensare al momento in cui è caduto il muro di Berlino, nella sua semplicità potremmo dire che si è disciolto il patto di Varsavia, per ricondurci a, diciamo, a un ambiente più militare, e in cui tutti quanti abbiamo creduto che scoppiasse per la prima volta la pace. E ci siamo accorti invece che determinate situazioni altro non consentivano che tenere sotto la cenere delle situazioni che, ahimè, ardevano ancora, frutto anche di vecchi compromessi della fine della Seconda Guerra Mondiale, di situazioni sociali mai sopite, di contrasti religiosi. E da quel momento in poi io credo che sia chiaro a tutti che mai come negli ultimi 15 anni le forze armate, non solo italiane, ma di tutta l'Europa, sono state impegnate nei teatri internazionali più svariati e anche più lontani. Accenno a questo perché a fronte di questa situazione che ha visto impiegate le forze armate dei vari paesi europei, compreso ovviamente l'Inghilterra, noi abbiamo saputo dare unicamente una risposta che è stata accennata prima, ovvero il battle group. Ma casomai, se fra le tante stranezze della vita ne vogliamo aggiungere un'altra, ebbene, gli unici reparti che nell'ambito di tutte le missioni internazionali degli ultimi 15 anni non sono mai stati utilizzati, bene, sono i battle group. Questo evidentemente la dice lunga sull'esigenza che non basta unicamente creare un assetto operativo interno per poi poterlo utilizzare in maniera interconnessa e congiunta e soprattutto politicamente concordata fra le varie nazioni. Quindi i battle group sono rimasti lì a disposizione delle singole nazioni, l'Unione Europea non l'ha mai utilizzata. A tutto quanto questo aggiungiamo improvvisamente la nascita o diciamo l'insorgere di Daesh con tutti gli effetti che ha comportato sui paesi occidentali, ma io direi sui valori occidentali, che forse è ancora meglio, per dire che
il fatto di dover andare verso una difesa di carattere comune a fronte di una minaccia che non era più localizzata, ma che soprattutto colpiva le singole nazioni sul proprio territorio, evidentemente questo processo di andare verso qualcosa che fosse realisticamente una concretizzazione della possibilità di una politica di difesa comune, a mio avviso, nasce prima della Brexit. Nasce, e c'è anche in questo senso, a mio avviso, una grossa spinta da parte italiana, che più volte si è richiamata ad andare a un nucleo centrale che potesse concretizzare questa spinta, o attraverso gli articoli 44 e 46 del Trattato di Lisbona, oppure attraverso, i giornali l'hanno ridenominata, una Schengen della difesa, ma insomma la costituzione attraverso dei paesi principali di una effettiva difesa europea. In tal senso io credo che la Brexit sia, come richiamato, effettivamente una opportunità tutta da valutare, perché ovviamente in tema di difesa, che è un tema delicatissimo, non c'è in questo momento una concretizzazione dei rapporti fra noi e l'Inghilterra andando verso il futuro. Allora il punto: perché opportunità? Perché a mio avviso, nel dubbio, evidentemente il fatto di creare qualche cosa che possa concretizzare la difesa europea diventa più necessario di prima. E secondo luogo, se poi qualcuno si aggiunge a strada facendo, che ben venga. La nostra volontà di andare avanti su questo percorso, se ne è discusso anche lunedì e martedì scorso a Bruxelles, è stato presentato l'avanzamento dei lavori su un documento che è l'European Defence Action Plan, in cui l'Italia, proprio in virtù di quello che vi ho detto prima, sta cercando di portare un contributo sicuramente importante, e direi che un primo passo avanti, che a mio avviso fa capire anche come sono le linee di tendenza quelle che poi alla fine portano ai risultati, ebbene noi abbiamo avuto un primo risultato, che è quello della concretizzazione ormai esistente fra l'operazione europea Sofia, ovvero Euronav for Med, per chi la conosce sotto questo altro nome, e la missione NATO Sea Guardian, che erano due missioni di carattere separate con due obiettivi diversi, e che invece adesso in campo generale, sia per quanto riguarda il contrasto al traffico dei migranti, sia per quanto riguarda la sicurezza sui mari, hanno interconnesso risorse e potenzialità. E qui due temi: risorse e potenzialità. Nonostante la minaccia si sia diversificata, e per certi versi i tecnici, sapete, la chiamano asimmetrica rispetto a quella di prima, sicuramente differenziata, c'è stato un po' su tutti i paesi europei, proprio in funzione della disgregazione del patto di Varsavia, la sensazione, ma anche l'effettiva linea di tendenza, di ridurre i budget a disposizione della difesa. Però quando si riduce un bilancio della difesa, evidentemente per ridurre il bilancio si può intervenire unicamente in alcune direzioni: ridurre il personale, ridurre gli equipaggiamenti, ovvero gli strumenti d'arma a disposizione. Peccato che non avere a disposizione una mente comune, ovvero l'Europa, che concordasse questa riduzione di carattere generale, rischia in prospettiva di portarci a un punto d'arrivo per cui possono esserci all'interno della comunità europea e in relazione alla minaccia globale delle ridondanze in alcuni settori e delle carenze in altri settori. È evidente pertanto che una difesa comune europea serve anche per orientare all'interno della comunità europea l'utilizzo delle risorse e delle potenzialità da mettere a disposizione. Ovviamente tutti i paesi europei hanno delle eccellenze, e quindi si tratterà anche di lavorare sulle eccellenze per capire che cosa mettere a disposizione. L'altro punto ovviamente riguarda la parte tecnologica, cioè l'innovazione e quello che ogni industria può fornire. Ovviamente c'è un punto che deve rimanere fermo: l'industria nazionale deve comunque essere in grado di fornire alla difesa nazionale quello di cui la difesa nazionale necessita.
ma anche in questo caso non si può che andare verso una sinergia fra le varie industrie nazionali, anche perché ormai, specie sui sistemi d'arma, la possibilità di effettuare studi di sviluppo e di ricerca, che è la parte, oserei quasi dire, più onerosa rispetto poi alla produzione, non può che essere portata avanti da situazioni di sinergia interna e internazionale, anche per quanto riguarda determinati sviluppi di strumenti d'arma interni. Oggi lo sviluppo della ricerca, la difesa lo porta avanti insieme alle università e all'industria. Un campo che è tutto da esplorare, come quello ormai arcinoto della cyber defense e cyber security, evidentemente non può essere un campo che la difesa, un settore che la difesa può affrontare insieme. Anche qui devo dire che bisogna andare o continuare in due direzioni. C'è l'EDA, che evidentemente può continuare a essere un punto di riferimento maggiormente ancora significativo verso questa concretizzazione, ma anche sulla base di esempi pratici, peraltro, che senza arrivare a assetti europei hanno comunque portato a delle positività. Uno per tutti, il consorzio sull'Eurofighter. L'Eurofighter è un aereo che è prodotto da un consorzio di Germania, Italia, Spagna e Inghilterra. Ebbene, io mi riunisco normalmente ogni 2-3 mesi con i sottosegretari di questi paesi per vedere gli sviluppi di questo sistema d'arma, no, e non solo, ma evidentemente anche le problematiche connesse. Quindi, in sintesi, credo che la Brexit, laddove si concretizzi in una operazione, diciamo, di minore impegno da parte dell'Inghilterra, non faccia altro che accelerare un processo che è già in atto. Era un processo che era necessario non tanto per la Brexit, ma per l'evoluzione della minaccia generale in ambito europeo, per la carenza di risorse nei confronti di tutto quello che comporta oggi l'innovazione tecnologica e gli strumenti di cui provvedere le forze armate. Pertanto la mia sintesi su un futuro è: noi non è che possiamo pensare di non andare verso una difesa europea comune, noi dobbiamo andare, non abbiamo altra esigenza, e se questa situazione accelera il processo, ben venga. Benissimo, grazie per questo messaggio chiaro a favore di una difesa europea. Natalie, allora, cosa bolle in pentola a livello di Unione Europea? Abbiamo fatto riferimento tante volte alla EU Global Strategy, di cui tu sei stata diretta protagonista. Al momento l'alto rappresentante e l'istituzione europea insieme agli Stati membri sono impegnati in questa fase di attuazione della parte relativa alla sicurezza e alla difesa. Volevo chiederti se pensi che le proposte che sono attualmente sul tappeto sono realizzabili e allo stesso tempo se sono adeguate al livello di ambizione che l'Unione Europea si è posto, sia come proiezione internazionale sia in termini di difesa dei propri cittadini. Grazie. Sì, allora, prima di arrivare alla risposta alla domanda, mi ricollego in realtà a alcune riflessioni che sono state fatte tra il nesso tra Brexit, che tra l'altro ancora non è successa, e difesa europea. Allora, è evidente che c'è, come dire, una concomitanza di questi due fenomeni. Quindi abbiamo 23 di giugno referendum sulla Brexit, 25 di giugno la pubblicazione della strategia globale, a seguire due paper franco-tedeschi, il paper Spagna-Italia-Francia-Germania. C'è tanto che effettivamente bolle in pentola. Se vogliamo, il momento che ha un pochino coronato, diciamo, questa prima fase di attuazione è stato effettivamente appunto il Consiglio di lunedì scorso, in cui è stata presentata ed è stato adottato il piano di implementazione dell'alto rappresentante nell'ambito appunto della sicurezza e della difesa come follow up alla strategia globale. Quindi, come dire, uno vede questi due fenomeni, la concomitanza, ed è facile pensare a un nesso chiaro di causalità diretta, no? Quindi la Brexit porta a, oppure l'avvio di una Brexit porta a questa accelerazione sulla difesa europea. Allora, è evidente che c'è un collegamento tra questi due fenomeni. Sinceramente credo che sia sbagliato e semplicistico, e qui mi rifaccio anche un po' alle riflessioni di Domenico Rossi, vedere questa causalità come una causalità appunto diretta, e quindi il retropensiero e la tesi è: il Regno Unito era il freno alla difesa europea.
Francamente, nella mia esperienza, negli ultimi 2 anni, non è stato questo il caso. Allora, è evidente che il Regno Unito è stato ed è un interlocutore complicato su alcune tematiche, ma sottolineo, su alcune tematiche molto specifiche, e raramente, anzi, mi viene in mente solamente un esempio, su una questione molto specifica, è, come dire, l'outlier, cioè il caso in cui è solo il Regno Unito che si oppone e in realtà gli altri 27 andrebbero avanti. In realtà non è così, cioè io nel corso degli ultimi 2 anni, sia nel negoziato sulla strategia globale, sia adesso nel negoziato sul piano di implementazione di sicurezza e difesa, francamente, ma sai quante volte avrei fatto il cambio tra Regno Unito e vari altri stati membri che adesso non nomino? Magari fossero tutti come gli inglesi. Allora, ripeto, è evidente che non si può vedere nel Regno Unito il grande motore per l'integrazione nell'ambito della sicurezza e della difesa, anche se in passato lo era stato. Esattamente. Però appunto è sbagliato e semplicistico vedere questo nesso chiaro, diciamo, di causalità. Allora la domanda è, visto che comunque è un fatto che c'è stata questa concomitanza di questi due fenomeni, qual è il nesso? Allora, il primo fattore, secondo me, appunto, quello che effettivamente diceva il sottosegretario Rossi, non c'entra assolutamente nulla. Quindi c'è una questione di, come dire, insicurezza crescente, e c'è in realtà anche un altro ragionamento che magari riguarda meno, chiamiamola, la comunità di sicurezza e di difesa, che ha sempre cercato di spingere, diciamo, in questa direzione, ma riguarda in realtà ambiti, se vuoi, ancora più alti, diciamo, ambito capo di Stato e di Governo. Allora, qual è, e qua è, come dire, la prima spiegazione, che un pochino si rifà al bicchiere mezzo vuoto e non mezzo pieno. Allora, è evidente che non viviamo esattamente un momento allegro nell'integrazione europea. Quindi siamo messi generalmente maluccio. Siamo messi maluccio, e in questo senso la Brexit è un fattore di rischio, diciamo, di frammentazione, rischio di disintegrazione. Se andiamo a rivedere il summit informale dei 27 a Bratislava, a me quello che personalmente ha colpito è il fatto che quello che emergeva chiaramente da quel summit informale è il fatto che, se ripensiamo a quelli che erano gli ex pilastri, diciamo, dell'integrazione europea, quindi per semplificare economia, migrazione e politica estera e di difesa, mentre in passato la politica estera era l'ambito più divisivo tra gli Stati membri, adesso è il più innocuo. Quindi siamo terribilmente divisi sull'economia e sulla migrazione, e non si riesce a fare mezzo passo in avanti, anzi parecchi passi indietro, e quindi, come dire, l'unico ambito un pochino meno controverso è esattamente questo della sicurezza e della difesa. E quindi, a livello appunto capo di Stato e di Governo, messi di fronte al rischio di disintegrazione, la paura della disintegrazione, si dicono, beh, cerchiamo di fare perlomeno qualche passo in avanti nell'unico ambito in cui in questo momento si può fare qualche cosina, che è appunto l'ambito della sicurezza e della difesa. E a questo si aggiunge, se vogliamo, il bicchiere mezzo pieno, che in realtà è questa crescente percezione a livello europeo, proprio perché effettivamente c'è questa percezione reale, appunto, di una minaccia che cresce dentro e fuori l'Europa, che effettivamente, agendo da soli come 28, perché ripeto, siamo ancora 28 stati individualmente, non si riesce a combinare nulla. E quindi c'è questa crescente consapevolezza che bisogna cooperare, non dico integrare, ma sicuramente bisogna cooperare di più come primo passo nell'ambito della sicurezza e della difesa. Ed effettivamente, se ripenso al lunedì scorso, e questo appunto poi te l'ho anche mandato a te, Nicoletta, e a Gianni e altri colleghi dello IAI in un messaggino, io ho avuto la sensazione durante il consiglio di lunedì di stare su un gommoncino e risalire le cascate del Niagara. Mi sembrava incredibile che nello stato attuale dell'Unione si sono fatti i passi che si sono fatti il lunedì scorso. Allora, io sono quasi 20 anni, ahimè, che mi occupo comunque della politica estera europea. Sinceramente non ho mai visto un passo così grande come quello fatto lunedì scorso. Allora, da qui a farlo c'è di mezzo purtroppo ancora il mare. Ma comunque siamo comunque arrivati a delle decisioni importanti. Abbiamo deciso di creare un meccanismo
annuale di coordinamento nei piani appunto sulla difesa, quindi i 28 che si riuniscono perlomeno una volta all'anno per scambiarsi semplicemente informazioni su che cosa vogliono produrre e quando, così magari si arriva anche a produrre alcune cose assieme, no? Se si sa ex ante, diciamo, dove si vuole andare, anche perché si parla di cicli di pianificazione molto, molto lunghi. Si è deciso di esplorare una PESCO, quindi una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri. Come sappiamo, appunto, è un articolo del Trattato di Lisbona che non è mai stato utilizzato. La prima discussione nel 2010 è stata subito, come dire, fatta fuori, uccisa lì per lì. Si è deciso di rivedere il concetto dei battle groups. Allora, a mio avviso, c'è un problema forse irrisolvibile che ha a che fare con la volontà politica, però mettiamo da parte il problema della volontà politica che non si può risolvere su un pezzo di carta. Si è deciso comunque di esplorare un finanziamento comune più allargato dei battle groups, si è deciso di esplorare una maggiore modularità del dispiegamento dei battle groups, quindi sono state comunque appunto prese alcune decisioni che potrebbero aumentare la capacità dell'Unione Europea in quella che viene definita il rapid response. Si è deciso di rivedere le strutture, quindi si è parlato molto anche nei giornali, il quartier generale, via dicendo. Allora, non arriveremo a creare un shape europeo, non ci serve, diciamoci la verità, e questo è il punto. Il punto è, allora, attualmente non abbiamo un problema sul versante civile, nella condotta delle missioni, abbiamo chiaramente un problema per quello che riguarda la condotta, la pianificazione e la condotta sia delle missioni militari che delle operazioni militari, attualmente sono sei. Come primo passo non riusciremo a creare una struttura permanente per le operazioni, per intenderci Sofia. Però quelle sono tre e lì ancora ci dovremo affidare ai cinque quartier generali appunto nei vari stati membri, anche se comunque anche quella decisione andrà rivista perché uno di questi cinque è il Regno Unito. Quindi comunque sarà una discussione che dovremo riaprire, diciamo, a breve, però si è deciso di creare comunque una capacità permanente per le missioni militari, diciamo. Quindi sono stati fatti dei passi. Allora, è evidente che non si sta parlando di rivoluzioni, ma quando si parla di Unione Europea non si parla mai di rivoluzioni, no? Di grandi decisioni, diciamo, di rottura. Non è questa, diciamo, la prassi e la storia dell'integrazione europea. Ma sicuramente è il passo più grande, a mio avviso, che è stato fatto sicuramente negli ultimi 10-15 anni. E quindi qui ultima riflessione e poi concludo, il perché. Allora, sicuramente la Brexit può essere un fattore più psicologico che reale, perché ripeto, ancora non è avvenuta. A mio avviso, proprio negli ultimi giorni di negoziati, soprattutto sul piano di implementazione, forse ancor più della Brexit è stato il fattore Trump. Alla fin fine Trump e il messaggio di Trump non è così radicalmente diverso dal messaggio di Obama. In realtà è da tempo che gli americani ci dicono datevi una svegliata, perché in futuro non potremo esserci sempre noi a soccorrervi. Diciamo che Trump questo messaggio lo dà in maniera giusto un tantino più diretta, forse più volgare, però forse ce lo danno così o non lo sentiamo, non lo vogliamo sentire. Quindi io sicuramente quello che ho notato è che dal 9 novembre in poi il Consiglio è stato il 14, c'è stato palesemente un cambio nell'atmosfera proprio dei negoziati. E quindi, visto che chiaramente è difficile immaginare in un Trump un'opportunità, perché non mi dilungo sui commenti su Trump, però forse, e dico forse, quindi chiudo con questa nota di ottimismo, ci potrebbe essere una sorta di silver lining in questo messaggio brutale che ci viene dato, che forse un pochino ci fa sentire, ripeto, un messaggio che gli Stati Uniti oramai ci danno da tempo. Grazie mille Natale. Io volevo soltanto puntualizzare su quest'ultimo aspetto e magari chiedere anche una reazione agli altri relatori prima di passare al dibattito. Proprio su quello che, ora anche in omaggio all'attuale discussione politica in Italia, potremmo definire combinato disposto tra Brexit e elezione di Trump negli Stati Uniti. Che impatto ha secondo voi questo sull'Alleanza Atlantica, che è l'altro convitato di pietra, insomma l'altro protagonista della difesa europea,
e i rapporti quindi tra l'Alleanza Atlantica e l'Unione Europea e per l'Alleanza Atlantica stessa, perché è vero che, come tu dicevi, il messaggio di maggiore impegno da parte dell'Europa era venuto già dalla presidenza Obama, ma quello che il candidato Trump ha detto nella sua campagna elettorale, insomma, era qualcosa di più radicale rispetto al futuro dell'Alleanza stessa. Quindi, secondo voi, ecco, realisticamente quale può essere l'impatto e quale può essere in questo contesto il ruolo della Gran Bretagna? Di nuovo un ponte transatlantico tra la dimensione europea e gli Stati Uniti, oppure la Gran Bretagna sceglierà, insomma, una posizione più indipendente rispetto al contesto europeo? Non so chi di voi ha riflessioni da offrire. Poi. No, io su questo ho già detto nell'intervento che ho fatto poc'anzi, d'altronde è stato anche ribadito specialmente nell'ultimo intervento che ho ascoltato, che l'elezione di Trump alla Casa Bianca rafforza ancora di più la necessità per l'Europa di dotarsi di una struttura di sicurezza alla quale fino a questo momento non avevamo dato il peso necessario e con la quale invece dobbiamo imparare adesso a fare i conti molto di più che in passato, perché è vero, Trump alcune cose rispetto all'Alleanza Atlantica, rispetto al rapporto con l'Unione Europea, rispetto alla stessa posizione americana relativamente ad alcuni scenari mondiali, penso per esempio ai rapporti con la Russia o alla posizione da avere per le crisi in Medio Oriente, Trump avrà, almeno da quello che ha detto in campagna elettorale, poi vedremo che cosa accadrà non appena comincerà concretamente la sua esperienza di presidente, ha su alcune di queste questioni opinioni obiettivamente diverse dal presidente precedente, che è vero, specialmente in politica estera ha allentato molto l'impegno degli Stati Uniti d'America in alcuni teatri di guerra dove evidentemente ci si aspettava un'esposizione maggiore da parte dell'Unione Europea, almeno in termini di capacità di agire comune, anche rispetto alla maturazione di una posizione comune. Molto spesso, invece, il più delle volte, anche nella gestione di alcuni teatri, ci siamo arrivati ciascuno con la propria opinione e rispetto ai diversi scenari che ci sono in piedi, sappiamo che ciascun paese tratta molto spesso autonomamente rispetto invece alla necessità di avere una posizione comune. Con l'affermazione di Trump è evidente che questo processo, che era già cominciato, seppur molto lento, rischia di subire un'accelerazione. E quindi il tema è per noi trovare la maniera per essere pronti rispetto a quello che può succedere. Non solo perché l'America potrebbe scegliere rispetto ad alcuni scenari di avere una posizione completamente diversa. Pensiamo per esempio alla Siria. Trump ha detto in campagna elettorale cose diametralmente opposte di quelle che si pensavano o su cui avevano maturato un'opinione l'Europa e gli Stati Uniti nell'ultimo periodo. È evidente che se sarà confermata quella posizione, anche noi, dal punto di vista non soltanto della difesa, ma della politica estera, perché è ovvio che le cose sono legate tra di loro, dobbiamo cominciare a dire cosa pensiamo, che strategia mettiamo in campo rispetto alla funzione che ha la Russia e alle scelte che abbiamo fatto in questi mesi, le sanzioni che abbiamo utilizzato dopo la vittoria di Trump, la risposta dell'Unione Europea, qual è? Si aprono scenari obiettivamente diversi di carattere politico insieme a quelli per la difesa, che ovviamente abbiamo detto si tengono insieme e sono assolutamente legati. Io penso che a maggior ragione,
è vero, pure io non semplifico e non dico che le cose sono connesse tra di loro, sono messe in fila, ma è chiaro che siccome il mondo muta e anche dal punto di vista politico ci sono dei cambiamenti straordinari che molti non si aspettavano, certo, io ero tra quelli che immaginava che potesse anche succedere quello che è successo, ma la stragrande maggioranza la pensava diversamente. Nessuno, lo stesso Trump, almeno da quello che leggo in questi giorni, con il suo team forse non era completamente attrezzato nell'immaginare di diventare Presidente degli Stati Uniti d'America. Quindi è chiaro che di fronte a questo scenario che è completamente mutato, se noi non leggiamo e non delineiamo la nostra strategia, rischiamo non soltanto di essere messi ai margini, ma di subire conseguenze dal punto di vista politico molto molto pesanti. Ecco perché bisogna assolutamente accelerare in questa direzione. Questo di cui noi ci stiamo occupando è uno dei temi sui quali obiettivamente abbiamo dimostrato di essere più avanti, è uno dei temi su cui si possono fare dei passi avanti concreti. L'ho detto prima, lo ribadisco, sarebbe anche importante sul piano politico, perché come si diceva, l'Europa purtroppo, e non da oggi, nell'ultimo periodo attraversa un momento molto molto complicato, e non esageriamo se diciamo che forse è il momento più difficile che vive. Forse se riusciamo a fare passi avanti, anche perché costretti su questo terreno qua, possiamo provare a dare una risposta diversa a quella che sta passando, no? Di euroscetticismo contro l'Europa, incapaci di fare passi avanti su nulla, se su questo, che è uno dei terreni più importanti, politica estera, di difesa, di sicurezza, riusciamo a dare qualche segnale che ci siamo e quindi riusciamo a darci una svegliata, secondo me è utile sul piano politico non soltanto all'Europa, ma soprattutto per i cittadini. Grazie. Natalie? Ma allora, è evidente che se si vede appunto, cioè se prendiamo Trump, se lo prendiamo in parola, è evidente che si vede la situazione della NATO e la situazione dell'Unione Europea, per entrambi rappresenta una crisi, ma semplicemente perché anche se ci diamo quella svegliata siamo lenti, siamo macchinosi, prima che poi effettivamente si riescono a fare le cose, passano anni e anni, se questo veramente dall'oggi al domani prende e dice arrivederci e grazie, crea una crisi per entrambe, Unione Europea e NATO. È evidente che per, come dire, la NATO se effettivamente si dovesse avverare, è una crisi da cui non si può, per definizione esistenziale, da quella quale non si può più riprendere. Per l'Europa, o meglio per l'Unione Europea, è una crisi che può diventare opportunità, quindi è strutturalmente, diciamo, diversa la situazione. Ma in entrambi i casi, e secondo me è questa un pochino la riflessione che va fatta, il vero tema è NATO o Unione Europea, quello che è, sono gli europei che si devono dare una svegliata. È evidente che, soprattutto se poi parliamo della difesa collettiva, la difesa territoriale, in prima istanza sarà inevitabilmente la NATO, diciamo, l'ambito nel quale ci dobbiamo dare questa svegliata, però è ugualmente chiaro che se effettivamente nel corso del tempo gli americani si dovessero veramente completamente distaccare, beh, e allora che ci sta a fare la NATO? Non siamo, e per fortuna, insomma, non penso che a breve arriveremo a quel punto, però il messaggio chiaro da recepire oggi è che gli europei in ambito NATO, in ambito Unione Europea, devono diventare, diciamo, più responsabili nell'ambito della sicurezza e della difesa. Sicuramente il Regno Unito potrebbe, allora, se uno la vede, come dire, da un punto di vista strettamente razionale, dovrebbe effettivamente favorire, diciamo, questa svegliata collettiva europea. Ed è evidente che in realtà, se questa svegliata c'è, può essere forse l'ultima opportunità della NATO, perché comunque quello Trump o non Trump, quello che, ripeto, gli americani ci dicono da tempo è burden sharing, quindi in qualche modo l'unico modo per noi per essere maggiormente credibili agli occhi degli americani è fare esattamente quello di cui si sta appunto discutendo. Quindi il Regno Unito, razionalmente parlando, dovrebbe essere i primi in fila a dire europei
dovete diventare maggiormente responsabili e per farlo dovete fare assieme. Ed è per questo, ripeto, e mi ricollego alla riflessione di prima, sono convinta che questo è il vero motivo per cui in realtà il Regno Unito non è affatto l'attore che, come dire, il freno maggiore a questa spinta. Ripeto, ci sono alcune questioni molto specifiche dove lo è, ma generalmente non sono loro il problema. Perché secondo me in realtà la follia di Brexit ancora non ha contaminato la politica estera e la politica di sicurezza. Ci potrebbe essere questa contaminazione, perché è evidente che invece in altri ambiti, no? L'irrazionalità regna sovrana. Quindi, ahimè, è possibile che ci sia questo inquinamento. Ad oggi ancora non c'è. Se si continua comunque su questa scia qui, in realtà il Regno Unito credo che potrebbe effettivamente essere, diciamo, un attore importante che porta a questa maggiore responsabilizzazione, diciamo, degli europei in ambito NATO come in ambito Unione Europea. Io credo... Grazie. Credo onestamente che ci sia poco da aggiungere rispetto a quello che è stato espresso da chi mi ha preceduto, perché credo che il punto sia anche, mi sembra molto significativo, il fatto di fare comunque una differenziazione fra quello che è un attore statuale e due organizzazioni, se così le vogliamo chiamare. Ma l'altra difficoltà, io credo, che sia quello di quando si confronta qualcosa di esistente con qualcosa di teorico. Perché questo è il punto. Se il punto di arrivo, come credo debba essere, è effettivamente la possibilità di trovare dei punti di connessione fra la NATO e l'Europa unita nel campo della difesa, beh, bisogna che quantomeno evidentemente l'Europa deve porre in campo qualche cosa, non come struttura teorica, ma come situazione pratica, in maniera tale da poter avviare un discorso che possa essere pragmatico, a iniziare da unità che possono essere messe a disposizione o per la difesa europea. Credo che questo sia il punto. Quindi, anche sotto questo punto di vista, indipendentemente da Trump, ma in relazione a future evoluzioni nei rapporti fra difesa europea comune e NATO, non possiamo prima che andare a costituire una reale difesa europea comune, perché se non creiamo le strutture, i reparti, e la parte più difficile che forse è il sistema di comando e controllo e chi effettivamente porta avanti l'operazione, non avremo la possibilità di correlarci in modo paritetico rispetto alla NATO. E questo crea il problema reale nel momento in cui effettivamente poi ci fosse un'esigenza. Quindi anche da questo, credo, come continuazione del discorso precedente, emerge l'esigenza di lavorare in questa direzione. I passi avanti, a mio avviso, ci sono, diciamo, nell'ultimo Consiglio europeo. Io credo, ripeto, che si possono intravedere anche nell'evoluzione sia delle operazioni NATO tipo Active Endeavour, ma sia anche nella trasformazione di quella che è partita come Mare Nostrum in Euronav for Med. Cioè, non scordiamoci che noi abbiamo salvato 165.000 persone unicamente con la Marina Militare, la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza, cioè con assetti di carattere nazionali, e che abbiamo compiuto uno sforzo di carattere enorme come governo per far capire che i confini marittimi non erano solo quelli italiani, ma erano rifatto i confini italiani coincidenti con i confini marittimi di carattere europeo. L'evoluzione in Euronav for Med ha, a mio avviso, se non altro, indipendentemente poi dal numero delle unità, degli uomini, eccetera, eccetera, ci ha aggregato intorno a obiettivi, a valori comuni. E quindi credo che questo coincida e dia un pochino più di speranza rispetto ai passi, comunque grandi compiuti rispetto al passato, ma sicuramente molto, ma molto piccoli rispetto a quello che dovremo creare in futuro. Grazie. Ministro. È veramente difficile aggiungere ancora qualcosa, ma vorrei semplicemente seguire quello che ha detto Nathalie, che deve essere una chiamata al risveglio per l'Europa, soprattutto per quanto riguarda i ministri delle finanze. Per me un'Europa più forte non è una sostituzione della NATO, chiaramente. L'Unione Europea sta facendo i suoi compiti a casa. Parlando della dichiarazione di Bratislava, ci sono due cose. Uno,
la proposta concreta per il piano di attuazione e secondo la cooperazione EU-NATO. E io spero che siamo sulla buona strada e che si riesce ad arrivare a una decisione in dicembre, che sarà veramente un progresso. Ma in primo luogo questo piano di attuazione dobbiamo garantire che non vogliamo minare quello che è la difesa fornita dalla NATO e che la complementarità della NATO e la compatibilità del piano di attuazione non è soltanto riguardante una maggiore efficacia, ma è una necessità vera e propria, perché non possiamo sostituire alcune capacità che ha la NATO e che ci può fornire. Non possiamo costruire la standardizzazione dell'Unione Europea in un certo senso sulla base degli standard della NATO. Abbiamo un esercito che può essere uno per l'Unione Europea, uno per la NATO. Dobbiamo seguire una serie di misure, di norme, perché dobbiamo rinforzare la parte sud. Anche la firma della dichiarazione congiunta di Varsavia, per esempio. Noi stiamo lottando e combattendo per una partecipazione a membri dell'organizzazione, ma vediamo comunque progressi nella cooperazione delle varie amministrazioni per quanto riguarda la comunicazione strategica, per esempio, che comincia a essere estremamente importante, anche riferendoci alla Brexit o come possiamo fare un progetto di stabilità che sia un deterrente. Quindi è estremamente importante tutto questo. In questi giorni stiamo negoziando e siamo in consultazione con questa serie congiunta di proposte e speriamo di avere una buona proposta per dicembre, per il vertice. Abbiamo un po' di tempo per le domande, quindi pregherei chi vuole intervenire con domande e commenti di alzare la mano e presentarsi brevemente. Prego, ambasciatore Melani. Il microfono arriva. Grazie, sono Maurizio Melani, sono già ambasciatore fra l'altro al Comitato Politico di Sicurezza, adesso insegno relazioni internazionali. Ma io devo dire che ho molto apprezzato l'approccio che ci ha indicato il sottosegretario Rossi, che indica che c'è una volontà politica ad andare avanti in una certa direzione. Ovviamente volontà politica che dovrà essere verificata, dovrà essere poi realizzarsi effettivamente ai livelli adeguati quando sarà un momento. Io credo che sia la Brexit che le elezioni di Trump, con tutte le problematiche che presentano, sono però una opportunità per l'Europa ad andare avanti, e mi pare che su questo ci sia un consenso. È chiaro però che in questa fase bisogna avere in mente il fatto che occorre andare avanti da parte di coloro che vogliono andare avanti, quindi credo che sarebbe importante se potessimo avere l'unanimità, non credo che la possiamo avere, naturalmente andando avanti in pochi quelli che poi hanno la capacità di farlo, non significa chiudersi agli altri. Se la Slovacchia o altri paesi vogliono essere nel gruppo, nel core group, sono ovviamente benvenuti, però credo che occorra accantonare anche alcune timidezze. Nathalie diceva non si parla di integrazione, si parla di cooperazione. Primo passo. D'accordo, sì, primo passo, però diciamo ci sono stati dei momenti nella storia europea in cui i salti si sono fatti e sono stati fatti nei momenti in cui c'era un'esigenza. Noi abbiamo creato tutto il sistema della PESC e della PESD sotto la pressione delle crisi balcaniche, per un certo periodo abbiamo costruito dei meccanismi, abbiamo fatto delle operazioni, ci siamo in qualche modo affermati, abbiamo avuto un freno costante, lo devo dire, da parte del Regno Unito, questa è la verità, il Regno Unito è costantemente stato un freno.
Adesso, quando tu dici oggi il Regno Unito invece può favorire una maggiore integrazione, è perché sta fuori. Nel senso, lui non vuole essere parte di questo processo di integrazione perché non lo vuole. Adesso, può darsi che domani lo voglia. E che quindi in questo contesto si rende conto, come stanno rendendo conto gli americani, che a questo punto insomma, l'Europa deve fare i suoi, insomma, deve darsi la sua capacità. Naturalmente non basta aumentare le spese per la difesa. Le spese della difesa, se continuiamo ad avere ridondanze, duplicazioni, è chiaro che questo non serve, insomma, l'opinione pubblica non lo capirebbe, i parlamenti non ti autorizzerebbero a farlo. Se non c'è realmente il salto di qualità che si va verso dei processi integrativi, ovviamente di non tutto, ma di quelle cose che sono state proposte, quelle che avevano proposto il ministro Gentiloni e il ministro Pinotti, quello che sta contenuto nel documento italiano, in cui si integrano delle cose che ti consentono poi di avere una capacità per poter essere, diciamo, in grado di poter svolgere un tuo compito, che naturalmente deve essere nell'ambito dell'Alleanza Atlantica. Però bisogna, proprio sotto questa spinta, costituire un pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica che abbia la sua capacità. E senza un processo integrativo questa capacità non la avremo, non basta spendere un po' di più per la difesa. Ecco, grazie. Grazie. Un altro intervento? Europeo, quello che mi interessa sapere due questioni. Ci dobbiamo armare per fare la guerra contro chi? Se stiamo cercando di fare l'Europa unita. E chi vuole destabilizzare l'Europa? Il problema è da anni che si era posta la questione dell'Europa per diventare unita, per diventare una grossa potenza per gli altri stati europei. Quindi a noi che cosa ci interessa? La guerra contro chi? Chi è il nostro nemico? Io questo non l'ho ancora capito. È chiaro che ci sono degli interventi da parte dell'Africa che ci fanno delle invasioni e cerchiamo di riparare alla meglio queste situazioni, ma in fin fine noi siamo dei popoli praticamente civili, l'Inghilterra ha fatto la sua politica, però credo, come anche nel passato, le politiche nei confronti di tutti gli stati si possono confrontare. Qui si sta creando tutta una serie di frenesia della guerra, della questo non l'ho capito ancora. E abbiamo bisogno dell'America, della NATO che ci difenda quando noi poi siamo un'Europa che potrebbe tranquillamente, no, autogovernarsi. E questo è quello che noi dobbiamo pensare, no? Non alle paure, perché purtroppo qua ci creano, no? Anche il cittadino non sa. Lei ha una visione tranquillizzante, però va bene. Poi grazie, mi scusi. Questo che vorrei. Prego. Grazie. Sono Marco D'Agostini, sono stato sia segretario della delegazione italiana all'Assemblea NATO, sia responsabile dei rapporti europei del Senato. Da alcuni studi, lo ha detto lo stesso segretario generale della NATO in una visita in Europa, in varie capitali europee qualche anno fa, la somma degli Stati membri dell'Unione Europea ha più soldati degli Stati Uniti. E siccome la NATO non standardizza tutto, la manutenzione degli elicotteri ad esempio resta nazionale, quindi se in una missione all'estero abbiamo 10 elicotteri americani e 3 elicotteri europei, per i 10 elicotteri americani basta, diciamo, un'unica linea di manutenzione, un unico sistema di tecnici, per i 3 europei servono 3 linee, 3 linee di manutenzione, quindi con costi enormi. Quindi questi esempi, sappiamo che gli Stati Uniti spendono più dell'Europa per la difesa, però per ogni euro, dollaro speso dagli europei, diciamo, la produttività va dal 50% dal 30 al 50% in meno di un dollaro speso dagli americani, proprio per queste dispersioni con sistemi diversi, standard diversi. Ora è evidente che in tempi di risorse scarse andare verso un'integrazione, non cooperazione, integrazione, quindi passare da 28 stati maggiori a 1, da 28 intelligence a 1, è l'unico modo per avere in prospettiva un risparmio di risorse o se non vogliamo spendere di più. Mi chiedo però se la soluzione a tutto ciò, e quindi andare a una NATO senza sostituire la NATO come appunto
molti temono, non sostituire la NATO, magari andare a una NATO a due, diciamo così, due partner principali, l'Europa, gli Stati Uniti, più diciamo gli Stati europei non membri, non membri dell'Unione Europea o che comunque non intendono partecipare. Mi chiedo però se la risposta sia la cooperazione rafforzata, perché mi chiedo se alcune riluttanze non vengano dal fatto che mentre sulle forze armate americane vigilano apposite commissioni, commissioni forze armate del Congresso degli Stati Uniti, nella cooperazione rafforzata esclude il controllo parlamentare, perché essendo una cooperazione rafforzata, diciamo, a dinamiche così complesse che è difficile, adesso mi spiace che siano andati via i parlamentari, ma è difficile per i singoli parlamenti nazionali dare un indirizzo, e al tempo stesso sappiamo che il Parlamento europeo è escluso proprio per la natura delle cooperazioni rafforzate, avendo escluso il Parlamento europeo di fare parlamentini di cooperazione rafforzata dalle cooperazioni rafforzate. Allora mi chiedo se per andare più avanti non si debba avere il coraggio anche di, come dire, rilanciare delle riforme di natura costituzionale a livello europeo. Grazie. Grazie. Faccio solo altre domande o commenti? Va bene, allora torniamo ai relatori. Prego, faccia lei. Volevo dare una risposta alla... purtroppo non c'è internet. Non essendoci internet, volevo richiamare una bellissima poesia di Trilussa che si chiama Il leone e il coniglio. Invito chi vuole, chi può, andarlo a leggere. Questa poesia è un coniglio che va dal leone e gli dice tagliati le unghie. Il leone va dal callista, si taglia le unghie, subito dopo il coniglio va e dice ma sta entrando un lupo nel tuo territorio, e ovviamente il leone a quel punto gli dice mi dispiace, adesso mi devi dare il tempo affinché mi ricrescano le unghie. Ma prendo spunto da questa, che evidentemente è un richiamo a una guerra classica. Ma io credo che nessuno dei relatori oggi presenti abbia richiamato la parola guerra. Casomai abbiamo richiamato la parola minaccia. La parola minaccia, minaccia e difesa. Minaccia e... No, lei ha chiamato... parliamo una volta per uno però. No. Lei ha parlato di guerra. Qui nessuno ha parlato di guerra. Questo è chiaro. A parlare, guardi, basterebbe solamente richiamare il concetto di cyber defense e di cyber security per capire che la minaccia attuale è molto più pericolosa per certi versi del passato e che va combattuta con mezzi e tecnologie oggi che richiedono dei capitali molto maggiori di quelli del passato e richiedono una cooperazione sicuramente molto maggiore rispetto al passato, con il pericolo che oggi non siamo nemmeno adeguati da un punto di vista giuridico, perché non sappiamo ad esempio nella cyber defense o nella cyber security qual è la linea di demarcazione fra una minaccia potenziale e un attacco che può essere considerato una dichiarazione di guerra. Questo perché nel momento in cui attraverso un attacco di cyber defense o di cyber security si vanno a intaccare le possibilità economiche di intervenire sul traffico aereo, sul traffico eccetera, quindi noi non parliamo di guerra ma parliamo di minaccia. Il discorso di una Europa unita sotto un punto di difesa e in relazione alla asimmetricità delle minacce va proprio nella direzione in cui sta dicendo lei, peraltro, cioè ovvero quello di andare a stabilire in relazione alla potenzialità della minaccia effettivamente quello che può servire all'Europa in relazione a una minaccia che ovviamente non è contro il singolo paese ma è di carattere internazionale. Vede, ci sono già delle nazioni oggi, ad esempio, a cui noi come Italia forniamo del supporto. Ci sono delle nazioni, adesso non dico quali, ma qui forniamo la sicurezza aerea, cioè il controllo di quello che accade nei cieli attraverso la nostra aeronautica militare, proprio come esempio di quello che può avvenire anche come risparmio di carattere finanziario nei confronti della comunità europea. Quindi no guerra, sì minaccia, sì
cerchiamo e dobbiamo capitalizzare quello che abbiamo, perché sia le ridondanze e sia le risorse da sprecare evidentemente non ce l'ha nessuno. Le relazioni internazionali sono l'essenza di tutto quanto questo, con una ulteriore difficoltà che credo chissà questo tavolino, questo panel può confermare, che in alcuni momenti manca l'interlocutore. Cioè la grande crisi libica deriva perché la disgregazione statuale non ci dà la possibilità di parlare con qualcuno e di metterci d'accordo, cosa che finalmente stiamo facendo con il governo del Serraci, e di dire ok, vi formiamo una guardia costiera come Euronav4Med sta facendo attraverso tutta la componente europea, perché l'Italia sta addestrando alcuni soggetti, altri si stanno addestrando in altre nazioni. Ebbene, anche questa è l'ulteriore difficoltà, cioè l'ulteriore difficoltà di intervenire nei confronti di certi paesi. Chi vuole mettere? No, no. Guardi che non ho detto, mi dispiace ma non ho detto questo. No. Grazie, ministro, prego. Grazie, prego. Thank you. Okay. Scusi. Thank you. Parlando del Brexit, vorrei esprimere la mia delusione personale con l'evoluzione che c'è stata, perché prima si è detto questo veramente un colpo al progetto di integrazione europea, e il mio dubbio proprio è che io lavoravo sull'integrazione, è una delusione personale questa, ma certo noi siamo qui, una realtà, bisogna vedere come procedere. E si può guardare a questa opportunità quando parliamo. Non voglio citare una poesia, ma forse a una canzone. Noi possiamo sempre trovare qualcosa che ci può mettere in sfida e così potremo superarle e andare avanti. Ma parlando di questa questione di non concentrarci tanto sulla paura, noi ci concentriamo più che altro su come aiutare l'Unione Europea e i cittadini a sentirsi più sicuri, e anche come aiutare i nostri vicini a sentirsi più sicuri. Le missioni sono altrove e dobbiamo trovare un meccanismo per rendere possibile formarli meglio, per dare loro un'istruzione negli altri paesi, in modo da attrezzarli, renderli più efficienti, più efficaci e rendere la vita nei loro paesi migliore. Il piano di attuazione non riguarda solo l'aspetto militare, ma anche l'aspetto civile. Noi parliamo di aiutare i paesi a sviluppare la loro strategia di difesa, a insegnare, a formare la polizia di difesa, tutta la magistratura su come rispettare i diritti umani, lo Stato di diritto, su come trattare le donne. Ecco, queste sono parti proprio importanti di tutta la strategia globale. Noi troviamo che la riforma del settore della sicurezza sia una parte proprio importante. L'Unione Europea vuole avere un ruolo migliore nell'aiutare questi paesi, e alcuni nostri partner si aspettano che noi facciamo la nostra parte. Le Nazioni Unite si aspettano che noi gettiamo ponti. Sarà ancora più difficile per le Nazioni Unite che non per l'Unione Europea. E allora
noi possiamo chiedere, ci potete aiutare a spiegare le vostre forze prima che noi possiamo seguire nei paesi, cioè evitare le crisi umanitarie, ecco un altro punto importante della strategia dell'Unione Europea. Per quanto riguarda la cyber minaccia, dobbiamo essere formati meglio, attrezzati meglio. L'Ucraina, centinaia di migliaia di famiglie si sono trovate senza elettricità per più di 6 ore. Questo significa non soltanto difficoltà nelle case, ma anche nell'industria, nei sistemi di sicurezza. Noi vogliamo che questo accada anche nei nostri paesi, non penso, quindi dobbiamo investire in tutti quei settori che sono stati identificati o nella strategia globale o nel piano di attuazione o nella dichiarazione congiunta della cooperazione Unione Europea-NATO. Della PESCO. Allora, è evidente che non stanno arrivando i carri armati per attaccare l'Europa, quindi non è questo il tema, né siamo noi per mandare carri armati ed invadere un altro paese, quindi non è di questo che si sta parlando. Detto questo, è evidente che c'è una, appunto, no, è psicologica, ma non è solo psicologica, è reale. C'è una crescente percezione di insicurezza. Se si va a vedere qualunque sondaggio, la sicurezza è diventata la preoccupazione numero uno dei cittadini europei. Giusto, sbagliato, hanno sbagliato tutto, non sanno di che si parla, quello che le pare, ma è una realtà dei fatti. Hanno paura. Hanno paura di cose diverse. Un attimo. Hanno paura di cose diverse. Sulle strade di Stoccolma, di Tallinn e di Vilnius hanno paura della minaccia ibrida da parte della Russia. Nelle strade di Bruxelles, di Nizza o di Parigi hanno paura del terrorismo. Hanno paura di cose diverse, ma hanno paura. E ci sono effettivamente dei motivi, dei buoni motivi per i quali hanno paura. Quindi queste sono le minacce per le quali ci dobbiamo attrezzare se vogliamo essere credibili come Unione Europea, come Europa. E la cosa, il dato secondo me è molto interessante ed è emerso secondo me in un sondaggio che ho visto in realtà pochi giorni dopo la Brexit, che se c'è un ambito uno dove il cittadino europeo vuole vedere più Europa è questo. Il 59% degli inglesi, quindi non stiamo parlando di italiani, anche se oramai sono diventati stra-euroscettici, però insomma, non stiamo parlando di, diciamo, nazioni tradizionalmente eurofile, stiamo parlando del Regno Unito, 59% vorrebbe vedere più Europa nell'ambito della sicurezza e della difesa. Ci sarà un motivo. E allora, questa è la nostra opportunità. Quindi parte da una minaccia, giusta o sbagliata che sia, però è una realtà, la percezione della minaccia, a cui comunque dobbiamo dare e siamo chiamati a dare una risposta. Allora, il tema è che tipo di risposta. E qua ritorno al discorso, si parla di cooperazione o si parla di integrazione? Io firmerei domani sull'integrazione, evidente. Quello che dico è, poi non so come si dice in italiano, let's not make the best an enemy of the good. Perché se si parla di integrazione oggi, la uccidiamo questa iniziativa. Cioè, se per integrazione, o meglio, sottolineo, se per integrazione si parla di in qualche modo un passaggio a una sovranazionalizzazione, integrare delle capacità, sì. Come dire, però partiamo passo per passo e cerchiamo di non mettere paura a nessuno. Perché se mettiamo paura, uccidiamo comunque, diciamo, l'iniziativa. Quindi questo, secondo me, è il ragionamento dietro. E qui mi ricollego anche al discorso sulla cooperazione rafforzata, eventualmente appunto una PESCO. Se partiamo con l'idea di una PESCO troppo ristretta, una PESCO a 3, 4, 5 stati, non ci sarà mai una PESCO. 14-15, e credo che ci sia in realtà il vero potenziale per una PESCO a 14-15, in cui alcuni degli impegni saranno comuni a tutti, magari appunto impegni che riguardano, come dire, impegni individuali per raggiungere in un determinato periodo, 2025-2030, i benchmarks che sono già stati fissati però a livello volontario e collettivo dall'EDA e che riguardano appunto gli investimenti comuni. E poi ci possono essere delle iniziative specifiche, un comando medico, un hub logistico,
le formazioni, quindi ci possono essere vari progetti in cui non tutti i paesi PESCO partecipano a ogni progetto. Chi non partecipa, come dire, i membri PESCO che non partecipano ad alcuni progetti non possono chiaramente bloccare chi vuole invece andare avanti. Però ecco, credo che questa sia una fase delicata, perché se l'ambizione diventa troppo alta subito, si rischia poi di non ottenere nulla. Mentre in realtà credo veramente che ci sia in questo momento, e la finestra di opportunità si chiude a marzo, quindi ce la dobbiamo giocare bene adesso. Ultima riflessione, e no, anzi mi fermo qua, parla abbastanza. Bene, io ringrazio tutti, ringrazio i relatori e voi che avete contribuito al dibattito, e ovviamente il futuro della difesa è ancora incerto, abbiamo vari appuntamenti elettorali nei prossimi mesi che hanno il potenziale di impattare anche sulle decisioni dei singoli Stati membri, ma la strada è stata tracciata e speriamo tutti che sarà perseguita. Grazie.